Nell'arco della settimana, dei 10 giorni che abbiamo iniziato la nostra attività, abbiamo raccolto 1000 firme. Già 1000 firme raccolte in pochi giorni, un risultato straordinario per un comitato nato spontaneamente dalle preoccupazioni di cittadini comuni, mamme, anziani, per gli annunciati tagli alla sanità triestina della riforma regionale. Chiederemo di poter parlare con gli operatori del settore, con i medici, con gli infermieri, le persone che sono informate su quello che sta succedendo anche dietro le quinte, perché ovviamente noi siamo cittadini comuni e non abbiamo un'idea chiara. Successivamente, forti delle firme che abbiamo raccolto e delle informazioni che abbiamo ricavato, chiederemo anche un colloquio con le istituzioni. Al contatto con gli operatori della sanità seguirà dunque in un secondo momento il coinvolgimento delle istituzioni. Le preoccupazioni che i triestini testimoniano ogni giorno a questo comitato spontaneo sono molteplici. Ho sperimentato personalmente in questi ultimi mesi un caso avvilente, se vogliamo, perché la persona che si trova in ospedale non viene informata di quello che capita, viene trasferito tipo pacco postale da un reparto all'altro, l'assistenza è quella che è. Io non incolpo i poveri operatori del settore che sono sicuramente oberati da lavoro perché mancano sempre persone. Perché bene o male, noi abbiamo il compito, è giusto che noi ci occupiamo delle nostre persone anziane, però anche lo Stato e la struttura deve aiutarci e comunque supportare nel rispetto del malato, della famiglia del malato e anche dell'operatore sanitario che, come diceva la signora, è completamente oberato, non riesce a essere professionale perché non ha tempo, non ha struttura e non ha modo. E qui ci si basa solo sulla cortesia e sul buon cuore delle persone e non è giusto. Le firme si possono raccogliere al Bar Vittoria di Via Locchi, al Bar Sportivo di San Giacomo e fino al 4 dicembre in Via del Coroneo 15 al primo piano. Si può infine inviare una mail. La mail è gruppo salute ts@gmail.com.